molto di quello. L'ultima, diciamo, differenza. Lavoriamo come una squadra, ci muoviamo in maniera corale e siamo alimentati dall'amore per il luogo in cui siamo nati e cresciuti, da un forte senso di appartenenza. I percorsi noi si sono incrociati proprio in cui la cultura si genera anche sul territorio. Interpretare questo compito. Passo la parola al sindaco Gianni De Martino. Sarebbe facile dire ce l'abbiamo fatta. Io vorrei dire una cosa, ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta i giovani dell'Associazione Apero, ce l'ha fatta l'Associazione Carri Anche Mia. E solo grazie a loro abbiamo oggi potuto riprendere quel discorso interrotto qualche mese fa. Anche questo sarà un punto di partenza, perché a differenza dell'anno scorso noi lanciamo adesso un messaggio che durerà negli anni. È proprio perché la villa, il parco di conduzione della villa. Noi faremo di tutto per supportare chi gratuitamente e volontariamente, e di questo devo dare un fortissimo ringraziamento a Tonino Gargiulo in rappresentanza dell'associazione Carri Anche Mia, perché quello che abbiamo potuto mai fermare. E allora dobbiamo dire grazie, veramente un infinite grazie agli amici. Buonasera a tutti, io devo soltanto la cultura che regna qua dentro, quindi ti è strano, ma ti invita a riflettere, ti invita a trasmettere quello che è bello, quello che riempie l'anima e il... Noi potevamo fare con tutti i nostri mezzi e la nostra soprattutto volontà. Il nostro progetto per il futuro è quello adesso di mettere in sicurezza anche il bosco per poterlo visitare, perché insomma è una bella area spaziosa, si possono fare tante cose, tante idee ci sono, e quindi piano piano adesso abbiamo fatto la staccionata, abbiamo fatto passare tutti gli amici della mia associazione che mi sopportano, però devo dire che abbiamo avuto una grande volontà. Invito tutti coloro che volessero aiutarci ogni domenica a sacrificare un'ora, perché quell'ora che si viene a trascorrere qui a lavorare è un'ora di grande appagamento, di grande gioia. Io non potevo immaginare che si potesse avere una gioia del genere facendo un lavoro gratis, senza percepire soldi. Però è un grande appagamento, quindi invito tutti, capresi, non capresi, di venire qualche volta di domenica mattina a stare qui con noi, perché è veramente molto bello. Non faremo solamente ovviamente villalisti, perché abbiamo fatto anche altre cose, abbiamo fatto le scuole, abbiamo fatto i sentieri, domenica si riaprirà il sentiero dell'arco naturale, insomma sono tante cose da fare, noi basta voler bene un po' di più la nostra isola, non dobbiamo tanto lamentarci, volerla un po' più bene, partecipare insieme agli amministratori a quelle piccole cose che ogni cittadino come noi può fare ogni giorno, sacrificando qualche oretta del proprio tempo libero, insomma qualche piccolo risultato si ottiene. Grazie a tutti. Riapre la villa con un progetto che vorrei sottolineare, è un progetto comunque diverso rispetto a quello dello scorso anno. Il comune, nella massima trasparenza, che ne dica qualcuno, ha indetto qualche mese fa un avviso pubblico aperto a tutte le associazioni alle quali ogni associazione culturale poteva partecipare sulla base di quale principio e quale criterio. A differenza dell'anno scorso si trattava di investire nella villa il proprio lavoro, il proprio sacrificio, bisognava scommettere nella villa. La villa, come sapete, quest'anno è aperta con un minimo biglietto d'ingresso di 2 euro e l'associazione responsabile della programmazione culturale dell'accoglienza nella villa, a differenza dello scorso anno, non sarà nemmeno rimborsato, diciamo così, di quel corrispettivo che il comune l'anno scorso aveva previsto. Che cosa significa? Competenze nel settore dei beni culturali da oggi lavoreranno in questa villa scommettendo in prima persona nelle potenzialità di questa villa. Se questa villa farà qualche passo in avanti anche in termini visitatori, così come diceva Tonino, già fatta l'anno scorso, se continuerà a fare qualche passo in avanti. Quest'anno l'apertura di questa villa, quest'anno così come per i prossimi 3 anni, è una scommessa che tutti facciamo.
è una scommessa in un territorio, Capri. Questi sono i pomeriggi che ti ripagano del lavoro, dei sacrifici e anche delle piccole, dei piccoli dispiaceri che l'umile esperienza di amministratori pubblici spesso ti fa fare. Sono quelle giornate che ti ripagano del lavoro fatto, soprattutto in un territorio come Capri che purtroppo, volenti o nolenti, è sulle prime pagine dei giornali più ecco, meno male. Sono beni culturali estremamente importanti che vanno purtroppo per noi al di là delle nostre competenze. A me fa estremamente piacere che l'apertura di Villa Lilisis oggi coincide con la riapertura anche di Villa Iovis, con la riapertura di Parca Starite, perché voglio sottolineare, pensare a questa villa come un unicum, come un'isola, come un qualcosa slegato dal contesto, significa aver capito poco e nulla. Questa villa è parte di questo pezzo di Capri, nel quale, per quanto riguarda Villa Iovis, dobbiamo continuamente confrontarci anche con soggetti, anche con lo Stato e quindi soggetti istituzionali diversi dal nostro, che il Comune ha fatto e che consentirà a tutti i siti monumentali e archeologici di Capri finalmente di essere aperti per un orario prolungato, quindi fino al 31/10 del Ministero. Io penso, trattandosi di investimenti che noi abbiamo chiesto e che chiederemo sempre con maggiore forza, credo che l'esperienza e l'esempio che noi tutti, dall'associazione a questa villa e l'esperienza di questa villa ha rappresentato, domani saremo tutti molto più credibili e molto più forti quando dovremo chiedere con ancora maggiore forza che abbiamo chiesto e continueremo a chiedere. Ringrazio innanzitutto l'amministrazione per la fiducia accordataci anche quest'anno. Si aprono 3 anni nuovi per noi, sicuramente 3 anni lunghi, faticosi, ma abbiamo tutta insomma l'energia e la voglia di fare. Il nostro obiettivo, diciamo, principale come associazione culturale Apero non è soltanto quello di continuare, diciamo, a contribuire al lustro di questa villa che di per sé già splende. Ma diciamo è anche quello di cercare in tutti i modi di condividere con il pubblico quella che è insomma la nostra passione, la stessa. Questo luogo si immerge in quello che è un circuito culturale, storico, artistico, archeologico di inestimabile importanza. Villa Iovis, Parco Astarita contribuiscono chiaramente al valore di questa zona e questo è proprio la zona di Monte Tiberio, quindi il nostro obiettivo è proprio quello di valorizzare l'intero comprensorio della zona, di la nostra, diciamo, capacità di accogliere il turista e di cercare di condividere il più possibile con i cittadini di tutto il mondo quella che è la bellezza e lo splendore che c'è toccato. Quindi noi abbiamo tutta la voglia di collaborare con l'amministrazione per cercare di trasformare questa zona, quindi questo Monte Tiberio, in una zona, diciamo, che possa, diciamo, attrarre un turismo molto sostenibile, un turismo moderno. Questo insomma è il nostro principale obiettivo e poi quello che è il fulcro principale del progetto che abbiamo presentato in occasione del bando pubblico. Tutto, insomma, legati a questo evento, ce lo siamo proprio cresciuti e l'abbiamo pensato insomma in tutte le sue evoluzioni e sfaccettature. Vorrei, diciamo, condividere con voi l'idea insomma che c'è appunto quest'anno, ossia dall'anno prossimo, colui che ha contribuito, diciamo, ad arricchire, abbiamo, diciamo, in mente proprio di realizzare delle stagioni teatrali. E come ha scritto Hemingway, appare come il nuovo cattolismo teatrale, la garanzia dei suoi racconti a contenuto erotico e per l'autore di Dottore Teatro, una compagnia teatrale che si prefigge proprio l'obiettivo di diffondere.